La principessa del Galles ospiterà il concerto di canti natalizi Together at Christmas, a cui parteciperanno numerosi reali anziani, tra cui il re e la regina consorte. La principessa del Galles ha dato il via al suo fitto programma di impegni prenatalizi tra le accuse schiaccianti avanzate dal principe Harry e Meghan Markle nella loro serie di docu Netflix. La principessa è rimasta sbalordita con un cappotto marrone quando è arrivata all'abbazia di Westminster, dove ospiterà il servizio di canti natalizi. Il suo abito color vino era abbinato a una pochette abbinata e a un set di orecchini pendenti abbaglianti. Prima del servizio, Kate è stata sentita raccontare al cantante Alfie Boe delle proprie capacità musicali, dicendo che aveva bisogno di più pratica nel canto. Al pianoforte puoi nasconderti un po' di più di quanto puoi fare cantando, ha detto. In realtà i miei figli probabilmente non mi perdonerebbero, non sono sicuro che pensino che io abbia una voce particolarmente buona. Dovrò prendere qualche lezione. Oltre a Sophie Wessex, è stata raggiunta dalla principessa Eugenie che ha assistito al servizio di canto natalizio con suo marito Jack Brooksbank. La principessa Beatrice è arrivata con il marito Edoardo Mapelli Mozzi e la coppia ha salutato la folla in attesa con calorosi sorrisi. Kate ha salutato il clero alla porta dell'abbazia prima di chiacchierare con gli ospiti e con i bambini che hanno dato il 5. Ed è partita per incontrare William e due dei suoi figli, poco prima delle 17. Tashi hanata o tsure salitai.